Leggiamo questa mattina dal Cantico dei Cantici, capitolo 8, versetti 6 e 7. L'amore è forte come la morte. Le grandi acque non potrebbero spegnere l'amore. I fiumi non potrebbero sommergerlo. E ancora la prima lettera di Giovanni, capitolo 4, versetto 8. Dice, Dio è amore. L'amore secondo Dio. La morte strappa l'uomo ai suoi affetti e a tutti i legami che può avere nel mondo. Ma l'amore di Dio lo strappa alla miseria e alla morte. Nulla può resistere alla morte quando essa arriva. Non c'è rimedio, né scienza, né ricchezza che sia in grado di fermarla. Allo stesso modo, nulla ha potuto resistere all'amore di Dio, nemmeno l'ostacolo insormontabile costituito dai nostri peccati che si frapponeva fra noi e Lui. È l'amore che ha spinto Dio a dare il suo unico figlio per salvare dei peccatori e farli diventare suoi figli. È l'amore che ha spinto Gesù Cristo a venire nel mondo a incontrarci e ad accettare di essere messo in croce dove è morto in mezzo a terribili sofferenze per espiare fino in fondo le nostre colpe. È sempre l'amore che spinge Dio a sostenerci giorno dopo giorno. Sì, veramente. L'amore è forte come la morte. Affidiamoci a Dio che ci ama tanto. Se accettiamo il suo amore che ci offre un perdono completo, realizzeremo come l'Apostolo Paolo che nulla potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, come è scritto in Romani capitolo 8 versetto 39. No, veramente nulla. Mai. Questo amore resiste in mezzo a qualsiasi tempesta e ci aiuta ad attraversarla. Noi siamo talmente amati da Dio che a nostra volta possiamo amare Lui e con la forza che ci dà amare gli altri, dimostrando loro ciò che Egli ha messo nel nostro cuore. Che il Signore ci benedica. Signore ci benedica.